battere in mano. Allora ci sono loro, noi e soprattutto voi. Rogate. Ecco, allora proseguiamo il nostro viaggio con Giovanni, così come è chiamato da lui stesso. Allora, tu come ti chiami? Aurelia Griacci. Ti piace stare alla LAI? Mi piace, è bellissima la LAI. State insieme, fate tante cose, vi divertite? Facciamo tante cose, stiamo insieme, ci divertiamo. Bravissima, vediamo qua invece. Tu? Tu non parli. Pasqualina, tu sei Pasqualina. Allora, per te la LAI che cos'è? È tutto, è bellissimo questa scuola. State insieme, vi divertite, fate tanti oggetti, perché ho visto che fuori avete realizzato tanti oggettini da vendere. Tanti, tantissimi. Brava. Allora, qui invece abbiamo un altro personaggio importante. Tu come ti chiami? Andrea. Cimi. Sei pronto per lo spettacolo? Sì. Sei emozionato? Sì. Bravo, allora mi raccomando, noi saremo lì a guardarti. Qui chi c'è invece? Tu come ti chiami? Michele. Michele, tu hai il copione in mano. Sì. Che cosa dici tu nello spettacolo? I cruciverba e poi do una mano a Giovanni. Poi ti sei vestito anche tutto carino questa sera, addirittura il gilet, insomma, ci saranno anche i tuoi familiari fuori che ti guardano? Solo mamma, poi mio padre sarà a casa a riposarsi. Davide, ti è piaciuta l'esperienza con il teatro? Sì, è stata molto bella, è stata molto allegra, ci siamo divertiti, ci siamo integrati nella parte, è molto bello, sa molto di unione tra noi, tra le persone. Poi loro non hanno paura di venire in mezzo a noi, a trovarci. Non ce n'è motivo di avere paura di venire in mezzo a voi, anzi è un motivo per essere ancora più felici. Sì, sì. Le operatrici sono contente quando siamo insieme a loro. È bello stare qua. No, a voi la pizza adesso. Ma quale pizza? Abbiamo detto che ce ne andiamo a mangiare dopo. Ma sì, dopo mangiamo la pizza, no? E perché vuoi la margherita adesso tu? No, ma quale margherita? Non la voglio la margherita. Ma che allora vuoi un fiore? Ma come il fiore? Che margherita vuoi? Ma no, la margherita, la protagonista, la ragazza. Ah, e tu ce l'hai qualcuno che può fare margherita? Sì. E allora valla a chiamare, va, subito. Tu come ti chiami? Ennio, piacere. Ennio, piacere mio. Allora, tu che cosa farai durante lo spettacolo? Non lo so, perché io la mattina non vengo qua, sono venuto solo il pomeriggio, quindi non lo so. Tu avresti voluto un amore romantico all'acqua di rose. All'acqua di rose, chi vuole l'acqua di rose, vuole questo? Sì, all'acqua di rose, dolce dolcissimo. No, amaro amarissimo. No, dolce dolcissimo. Amaro amarissimo. Dolce dolcissimo. Oh! E non potete trovare un accordo? No, ormai è troppo tardi, il tempo di prendere un caffè, addio per sempre. Elisa, tu hai fatto lo spettacolo anche l'anno scorso, quest'anno lo rifai, sei sempre emozionata? Sì. Ci sono tante persone fuori che vengono a vederti stasera? Mamma e mio fratello, Giovanni. Ah, Giovanni, che si chiama come Giovanni, il vostro maestro di teatro, insomma, è un segno del destino. Qui invece chi abbiamo? Io mi chiamo Stefano e niente, faccio il proprietario del bar. Ah, ecco, nella parte insomma che interpreterai durante lo spettacolo. Stefano, tu hai fatto anche qualche lavoro di quelli che stanno fuori al mercatino? Faccio dei lavoretti, sì, dipingo, faccio qualche oggetto di ceramica. Sei contenta di essere qui oggi? Questa sera ti esibisci per la prima volta o è anche l'anno scorso? No, ho fatto anche l'anno scorso e poi questa volta. Sono contento di stare qua e con Giovanni e Silvio sono ben amici e ci diventiamo assai. Cinzia ormai è una veterana della cooperativa LAI. Perché è bello stare in LAI? È bello perché siamo tutti amici, siamo una famiglia, ci vogliamo tutti bene.
E vi divertite anche insieme. Stiamo per concludere il nostro giro, tu sei? Gianluca. Gianluca, allora, un'esperienza sempre nuova, fate tante attività, dai lavori artigianali fino alle cipolle, perché ti abbiamo sempre visto impegnato in tante attività, questa sera anche attore. Poi tu hai quest'occhio chiaro che chissà, tu possa finire a Hollywood. Giovanni, che dici, com'è? Questa è una battaglia continua, alle prove fa finta sempre che se ne scappa. E poi dopo si ripresenta. È stato un mese intero a dire io il 25 è un impegno, forse non vengo. E invece, eccolo qua. Sei contento comunque? Oh, Tonino, un volto conosciutissimo della nostra città. Allora, anche tu impegnato in questo spettacolo teatrale, guardi Giovanni, lo so, non è facile. Però insomma, l'importante è che vi siete divertiti e che questa sera farete anche divertire gli altri che sono venuti a vedervi. È bello vedere gli altri che si divertono. Grazie a voi. Quindi davvero un bel applauso a tutti voi, fatevi un bel applauso perché siete bravissimi nell'impegnarvi così tanto con i vostri sorrisi. Allora, Barbara, io sono Marco d'Acquaviva, sono di d'Acquaviva. Quindi senti, io non sono di qua, Barbara. Lo teniamo a puntualizzare. Senti, e Barbara, poi sono 19 anni che vengo qui. Da proprio qui a Fena Esernia? Tutti i 19 anni, tutti i giorni d'Acquaviva fino a Esernia. Un bel impegno. Vivere, è passato tanto tempo. Vivere, un ricordo senza tempo. Vivere e sorridere, come quando chiedo l'ho fatto mai. E poi davvero che è stato tutto conto. Ma facciamolo un applauso, ma che meraviglia. Bravissimo, bravo. Loris, eccoci qua, anche tu bello elegante, tutto carino, stai per esibirti. Insomma, in questa compagnia ti ci trovi bene? Sì, è la prima volta che... Che reciti tu? L'anno scorso non sono venuto. L'anno scorso non c'eri, però insomma quest'anno ti metterai alla prova anche tu. Ti sei divertito tutto l'anno? Sì. Faccio la prova del bar insieme a Campione. Là. Ebbene amici, termina qui la nostra puntata di Viaggio in Molise dall'Auditorium Unità d'Italia di Isernia con i fantastici attori della cooperativa LAI che si sono esibiti proprio pochi minuti fa. Ebbene, noi vi ringraziamo per averci seguito e vi lasciamo con un augurio speciale. Buon Natale!